Ciao a tutti amici di cinefonici.com. Continuiamo la serie degli indossabili con questo number one F18, orologio sportivo con cassa in acciaio inossidabile che continua il miglioramento che la casa cinese ha iniziato con un F13 che abbiamo già visto poco tempo fa. Ma voi che dite, come sarà andato? Via di recensione! La scatola oramai la conosciamo molto bene e all'interno troviamo la dotazione standard, ovvero smartwatch, cavo doppio pin per la ricarica e manualetto multilingua. Il design passa dallo stile rinforzato e rugged dello F13 ad uno più sobrio, classico e sportivo di questo F18. È veramente bello e proporzionato, senza fronzoli e sembra badare al sodo. L'assemblaggio è molto buono ed anche i materiali utilizzati sono ben sfruttati e lavorati. Infatti, questa volta troviamo un bel po' di metallo, con la cassa principale realizzata in acciaio inossidabile e ad appunto un fondo in metallo, accoppiata ad una ghiera in plastica con vetro in zaffiro della Corning e cinturino in silicone di buona qualità e non eccessivamente gommato. Nonostante non sia piccolissimo, è ben equilibrato, saldo al polso e si ha una sensazione di solidità generale. Facendo nel dettaglio una piccola panoramica, partiamo dalla parte frontale. Anteriormente, sotto una ghiera in plastica con segnate le direzioni nord, sud, ovest ed est ed un vetro curvo 3D della Corning, è montato un display TFT da 1.3 pollici con risoluzione HD, ovvero 240x240 pixel a colori con sensore touch integrato. Sotto la luce diretta del sole non è visibile, ma comunque in tutte le altre condizioni si intravede e si riesce a leggere. Il frame è realizzato ottimamente in acciaio inossidabile, bello anche al tatto, e i tre pulsanti di gestione, anch'essi in metallo, sono posizionati tutti sul lato destro, come un orologio sportivo che si rispetti. Partendo da quello più in basso, che serve per accendere e spegnere e mettere in stand-by, per passare poi a quello intermedio, che utilizziamo per scorrere i vari menu, ed arrivare infine a quello più in alto, che è in pratica un ok. In alternativa possiamo fare tutto direttamente con il touch. Nella parte posteriore troviamo nel fondo il sensore caldo in centro ed un doppio pin in alto per la ricarica. I componenti della scheda tecnica li abbiamo già visti su Number One F5 ed F7, ovvero ritroviamo un processore della Nordic, lo NRF52832, con 64 KB di RAM e 256 KB di memoria interna. Accoppiato poi al Bluetooth 4.2, che risulta stabile e ha un raggio di 4 a 5 metri, e ha un GPS integrato, che in questo caso è lento nel fix, ma si dimostra discreto in quanto affidabilità. La IP68 poi è veritiera e concludiamo con il parco sensori, che si compone di una rotazione per quanto riguarda la sensazione del display e di un cardio posteriore. Niente luminosità in quanto è tirabile manualmente su tre livelli. Concludiamo con le dimensioni, che sono di 5 cm della cassa per 1,7 di spessore, totale cinturino sono 25 cm e peso invece si attesta intorno ai 70 grammi, siamo circa 66-67 grammi. Osserviamo l'interfaccia che, come sapete, nello stile si evolve in ogni modello, anche se rimane comunque più o meno sempre la stessa per quanto riguarda i menu. Partiamo, questa è la schermata principale che ho scelto, possiamo sceglierne tra 4, in cui c'è l'ora, la data, i battiti, le calorie e i passi che facciamo. Allora adesso o andiamo di tasti o andiamo di touch. Vi dico già subito che per quanto riguarda il touch, purtroppo risulta a volte poco reattivo in quanto il vetro si sporca velocemente e quindi non fa più bene il suo lavoro. Di conseguenza o tenete pulito l'orologio tutto il giorno o più velocemente utilizzate i tasti. Noi andiamo di tasti. Partiamo con il centrale, che serve ad aprire il menu, vedete. Abbiamo il primo filone che è passi, quindi noi schiacciamo quello in alto che fa da ok e andiamo dentro. Poi sempre con questo qui selezioniamo le varie voci, vedete i passi, i metri percorsi e le calorie consumate. Con l'ultimo invece torniamo indietro, spegniamo e accendiamo e mettiamo addirittura anche in stand by. Come vedete, quando entrate nel menu vi appare la batteria, l'ora e se il Bluetooth è attivo, in questo caso sì perché è blu il simbolino, altrimenti sarebbe rosso. Continuiamo, poi abbiamo Health, in cui è raggruppato il cuore, cioè i battiti e il sonno. Passiamo a Message, che è il centro notifiche. Poi abbiamo una bussola da utilizzare in ogni momento, vedete, schiacciamo e parte la bussola. Abbiamo poi Exercise, ovvero gli esercizi, in cui sono presenti tutti gli sport precaricati, comunque gli esercizi che potrete fare e far partire la vostra attività.
come camminata, corsa, salita, ciclismo, nuoto, tapis roulant, basket, badminton, calcio e torniamo a camminata. Proseguiamo con le watch face. Come ho detto, potete scegliere tra 4, quella che ho scelto io mi sembra quella più carina. Andiamo avanti e abbiamo impostazioni, in cui troviamo il GPS per attivarlo, vibrazione oppure no, suono oppure no, contrasto, quindi scegliete la luminosità, qui adesso è al massimo praticamente, resettiamo l'orologio, abbiamo le informazioni sull'orologio e torniamo nel GPS. Schiacciamo qui e torniamo di nuovo, vedete, nel menu antecedente, quindi il primo, cioè i passi. E questo, vedete, mi dice anche la sedentarietà se la impostate con questo simbolino. Torniamo indietro e torniamo alla pagina principale. Come vedete, le funzioni, come funzionalità, siamo sempre allo stesso modo, più o meno, quindi semplice ed intuitivo. L'applicazione, questo F18, cambia e contiene il gioco tra fundo e H+. Quest'ultima la utilizziamo per interfacciarci a questo smartwatch e come sapete non è completa come la rivale, ma comunque rimane funzionante, intuitiva e ci dà le informazioni che ci servono, quindi approvata. Passiamo al capitolo precisione. Allora, per quanto riguarda la parte passi, calorie, sonno eccetera, siamo nella media, mentre il sensore cardio, che può essere attivato H24, quindi tutto il giorno, ci dà dei risultati plausibili, quindi buoni. Quello delle rotazioni invece fa il suo dovere senza problemi, mentre per quanto riguarda le parti notifiche siamo un filino nel caotico. Adesso vediamo il perché. Infatti tutte verranno mescolate in ordine di arrivo fino a un massimo di 5 nell'apposita sezione dello smartwatch, ma non vengono segnalate con icone specifiche tipo WhatsApp, Telegram eccetera, ma sempre con la stessa bustina, quindi non sapete mai da che app arrivano. Potrete leggere solo le più corte, mentre per le più lunghe passate allo smartphone. In ambito chiamate vedrete prima il numero completo, seguito poi dal nome del contatto se memorizzato. La batteria è una 350 mAh che si carica in un'oretta e mezza ed ha una durata che va da circa una decina di giorni, con cardio sempre attivo e GPS a bisogno, fino ad arrivare a circa una ventina di giorni con una gestione più calcolata. In conclusione, costruzione, design ed utilizzo sono buoni in questo Number One F18. Diciamo che si vede che l'azienda sta cercando di migliorare i propri prodotti, anche se utilizza sempre le stesse schede tecniche. Noi ve lo consigliamo per chi di voi pratica sport amatoriale o perché no, se state cercando uno smartwatch per tutti i giorni. Noi ringraziamo l'azienda per l'invio, voi potete trovarlo su GearBest in 3 colorazioni, totalmente nera così come la nostra, totalmente verde militare oppure cassa nera e cinturino rosso. Il prezzo si aggira intorno ai 50 euro, ma vi dico subito, tenete d'occhio le offerte perché scende a 30. Noi amici ci vediamo alla prossima, ciao!